Ma che bravi! Ma... Vendi, vieni qua per favore, vieni qua. Allora, ti ho spiegato un milione di volte, ma che hai bevuto? Cioè, ti ho spiegato un milione di volte che non devi dare fastidio ai nostri operatori, per favore. Non impallare le telecamere e non stare di spalle alle telecamere. Grazie. Vabbè, è chiaro? Va bene? È chiaro? Sì. Da. Umberto Triolsi, che c'è? Sì. No, no, ti sto semplicemente spiegando. No, no, Dandy, ti sto... No! Ti sto gentilmente spiegando come si fa a non dare le spalle alle telecamere e sopra... No! No, Dandy, devi... sempre... Ok. Dandy, Dandy, guarda me. Devisu. Dico Devisu. Va bene? Guarda, ti vuoi mettere... Siediti qua per adesso, stai qui. Però serio, Dandy, mi raccomando, molto serio. Ecco. Allora, Cavaliere Maccarrone, ecco, parliamo di comunicazione questa sera. Le tue miss, o meglio, le tue fanciulle, quando entrano all'ingresso, entrano su una passerella, comunicano il loro charme, la loro bellezza, la loro sensualità? Ma sono abbastanza preparate perché congiungono la bellezza al portamento, anche al modo di dire, perché a volte è spesso... Io ti chiedo sempre scusa, l'imbecille, hai visto che... Vabbè, io... No, tu tanto non ti fai distrarre, va bene. Il linguaggio del corpo è importante. Devo dire, caro Ruggero, che Dandy danno con, sì, in coppia con Diva G. Sì, povera lei. Povera, sì, lei, ma... Sono stati presenti più volte. È vero, ma noi ci siamo conosciuti così, grazie a te non ci siamo conosciuti. Ma infatti io sono orgoglioso e onorato di avere a che fare con queste persone. Ecco, io ovviamente di meno rispetto a te, però va bene. Ah, poverino! E allora, queste ragazze... Sì? Praticamente esprimono al meglio il loro portamento, sì, fra l'altro vengono anche intervistate, tu sei stato uno di quelli che fra l'altro ha avuto modo di intervistare tante ragazze, mi ricordo anche a Taormina. No, posso lanciare la tua esibizione? Dandy e Diva, eccoli! Incontrovabili come sempre. E Diva G, bravi sempre!